Il dibattito che c'è stato sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e quindi del criterio dell'universalismo, in questi anni il dibattito è stato centrato quasi esclusivamente sugli aspetti di valutazione di tipo economico e quindi la sostenibilità economica sulla base poi di alcuni dati, e cioè che i fondi integrativi potrebbero finanziare il Servizio Sanitario Nazionale. Se poi andiamo a vedere la spesa out of pocket, vediamo che in realtà si tratta di prestazioni che nulla hanno a che fare con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi non è questo un secondo pilastro di una strada su cui cercare la sostenibilità del sistema. Poi non è vero che abbiamo una dimensione di sprechi, di frodi di queste dimensioni, perché se questo fosse vero significherebbe che al netto di questo potremmo sopravvivere con un finanziamento di 90 milioni di euro. Non è vero che la medicina difensiva abbia portato i cittadini a rinunciare alle cure, questi i titoli dei giornali, ma poi l'analisi del dato fa vedere che sulla base di interviste e quindi di percezioni qualcuno ha riferito di aver rinunciato circa il 7% ad una prestazione, che è molto diverso che rinunciare alle cure. Insomma, facendo la somma di tutto questo viene una cifra di 87 miliardi di euro, che rappresenta più dell'80% del Fondo Sanitario Nazionale. Quindi non mi pare che... Allora è evidente che la ridefinizione, le colonne su cui ricostruire, perché c'è necessità, perché sono cambiati i fattori di contesto, evidentemente devono essere fattori di contesto. Allora, il primo fattore di grande contesto è la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Si dice che uno degli elementi chiave di questo cambiamento è la cronicità, quindi il ridimensionamento degli ospedali, la presa in carico, ma questo significa riorganizzare. E la riorganizzazione porta ad una riduzione delle spese sui ricoveri ospedalieri e degli accessi al pronto soccorso. Primo grande tema. Secondo grande tema è quello del personale. Quindi bisogna investire sul personale e bisogna investire, diciamo, sulla formazione. In definitiva, il dibattito sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non può esaurirsi in un'analisi di tipo economico, perché è cambiato il contesto sociale e quindi tutte le problematiche della riorganizzazione, le problematiche della non solo tecnologia, o meglio della innovazione tecnologica, ma della innovazione organizzativa del personale e della formazione, sono quello che veramente manca oggi per creare le basi vere di una sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.